dove Ehi, sei? Frank! E siamo tutti preoccupatissimi, dove sei? Guarda che sei in ritardo. No, sto arrivando, c'è traffico e ci ho messo un po'. È Pasqua, è qui da un'ora che ti aspetta, è già tutto pronto per la puntata. No, abbiamo già mangiato. Sto arrivando, sono uscito autostrada adesso. Guarda che ci stiamo preoccupando. No, che siamo tesi tanto, dai, vedi di muoverti. Ma dobbiamo rullarlo, ma sei sicuro che lo porta, il banco lo porta al mio mezzo? Ha tanti cavalli, proviamo, se non ce la fa lasciamola stare. Ma dai. Io sto arrivando, perché in autostrada stringi, Dai, fai la svelta per cortesia, che veramente ci hai fatto preoccupare sul serio. Siamo veramente preoccupati. Mi sono ingarellato con un Porsche in autostrada e ho perso un attimo di tempo. Ok, ok, fatto bene, ci sta, ci sta. Eccoci. Frank. Ciao Frank. Frank, ciao, 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 sei ciao. Pronto col banco, sei pronto? Ma sono arrivato, ci ho messo una. Sei mi sono ingarellato con un Porsche autostrada. Sei arrivato? Un'ora che ti aspettiamo, Guarda, dai che devo legare le ruote. Ti do il mezzo dai, potente non apposta. Non sale, mi sono a manetta. Giù tutto, dai, vai. Mi sono ingarellato proprio col Porsche, faceva il ganasso. Vieni, vieni. L'hai sbragato. Grande cavallo. Grande cavallo, bravo. Che bello che sei. Vuoi che impenno? Vuoi che impenno? Vai, penna. Lo sollevo. Vado sul rullo? Vai, vieni sul rullo. Vieni sul rullo. Vai, vai, rulliamo, rulliamo. Ma li trascini 4x4 questo qua? Sì, lo riusciamo a rullare tranquillamente. Vado qua, vado sul rullo. Sì, vai, vai. Ho prenotato. Non so tanto il ritorno. Quanto hai fatto in velocità? Ho fatto, allora, diciamo, appunto, ho visto 17. Allora dobbiamo rivederlo, non va però bene. Deve fare almeno i 22. Meno. Almeno? Sì. Almeno. Okay. Dai, spegni che c'è Stefania che ci aspetta, muoviti. Un'ora che ti aspettiamo. Cioè, ci hai fatto preoccupare. Guarda Paskin che è stato. Guarda. No, ma tu ci devi raccontare. Come hai fatto ad arrivare con quel cassetto? Da Milano a qui con quel super mezzo lì, come hai fatto a venire qua? Galezzara, entro a Cinisello, autostrada, Casello, Telepastri. Quanti pieni? No, qua, no, spingevo con le zare. Ah, non consuma! Quel piede. Ah, sei flisto? Fischia, che storia è. Sei arrivato un po' sudato? No. Ma che è sudato, guarda. No. Tu sei sudato. Tu sei sudato, lui è sudato, io non sono sudato. Esatto. Ma non sono, non può usare quel mezzo lì, voglio dire. Io. No, non ci mancherebbe, così come usa il proprio mezzo. Cammino sotto, passi, tac, via. Allora, eccoci qua. Ah, oggi un bel altra tema. Giornata. Ciao a tutti. Fresca, direi. Esatto. La caldazza. La caldazza. La caldazza. Povera oggi, Polo, povera Polo di povera Stefania. Povera Polo, qui c'è ancora Dieselgate, balle varie. Sì, qua c'è di tutto e di più. Allora, qui abbiamo la macchina della signora Stefania, che gentilissima ci ha prestato la vettura per la trasmissione, così sai che a noi piacciono tantissimo, anzi sto dicendo una brutta cosa, piace tantissimo lavorare anche per le signore, perché al giorno d'oggi secondo me ci sono molte donne, e lo dico senza paura di essere smentito, che guidano meglio degli uomini. Quindi spezziamo una lancia a favore delle donne. Ma proprio sono anche tecniche nella descrizione del difetto, sono anche di piede sensibile alcune, quindi giù il cappello alle donne, viva le donne. Detto questo, signora Stefania ha questa Polo 1200 turbo diesel, quindi alla faccia del downsizing proprio. Siamo a, il più downsizing non si può nel diesel, forse c'è il 1000 adesso, non mi ricordo neanche, però con questo 1200 turbo diesel, 3 cilindri, 75 cavalli, Volkswagen Polo. Oltretutto l'anno scorso diesel gateata. Lei non ha. Stefania, venga in officina, per esatto. favore, le hanno detto, giusto? Esatto. Signora Stefania non ha notato grandi differenze da prima a dopo, perché quello che lamentava prima continua a lamentare dopo. Allora, Stefania lamenta cosa? Adesso vedremo nella rullata originale se effettivamente è così. Che quando arriva nei pressi di un rondò, seconda, tecnicamente non bisognerebbe mai mettere una prima con la macchina in movimento, a volte è costretta a farlo proprio perché se lei tiene la seconda e la macchina gli va sotto i 1200 giri, c'è veramente un rischio che gli si spegna dentro. Mamma mia! Gli si spenga dentro, e soprattutto amplificato dalla cosa, se è in giro con suoi quattro amici o con dei figli o col marito che sia, climatizzatore acceso, fa proprio fatica ad usarla in quel range di utilizzo. Quindi qui Stefania, più che la prestazione, che chiaramente gli daremo anche proprio a titolo terapeutico per ovviare il difetto, più che la prestazione ci chiede di coprire quel difetto lì, che l'abbiamo visto su benzina, l'abbiamo visto sul 1500 BMW, lo vediamo su questa, che potrebbe essere addirittura ancora più ampio proprio per una questione di cilindrata iper ridotta rispetto a un turbo diesel. Tra l'altro lo sono passato in autostrada io col cuore. Col tuo quadino? Certo. Ma mi sa che va quel codino lì, non è sì, patatina. 32 allora. 32? Lei non riusciva a stare dietro. Ma sì, l'altro giorno ho fatto provare un analogo a lui, faceva i 31, forse pesa di più di te. No, perché io sono aerodinamico, sono... Ah, sì, aerodinamico. Sì, poi con i capelli aiuta a entrare.
Mari, ma si sono dimenticati di un pezzo. Mi sa che Stefania aveva ragione. C'aveva proprio ragione. Allora, solita considerazione, prima numerica, poi di grafico. Numerica, ci sarebbe ben poco da dire, se non addirittura fare i complimenti, certo, al Dieselgate. 86, 11 in più dichiarato col caldo di oggi, 60 alla ruota, 187 Nm di coppia, a 2500 giri. Se andiamo in grafico, invece, è talmente evidente quello che Stefania lamenta che non gli si può dire che brava che me l'hai descritto così perfettamente. Coppia, potenza, ruota. Imbarazzante. Imbarazzante. Se nella 500 col benzina era una leggera flessioncina, qui è un vuoto vero e proprio. E la macchina è freschissima di chilometri, non ha problemi all'EGR, non ha problemi alla turbina. Vi posso garantire che chiunque ha questo 1200-1300 cilindri, e c'è anche 1400 oltretutto, esatto, che non è che cambi granché, lamenta questa cosa. Poi sai, è anche questione di stili di guida, magari c'è qualcuno che è più spigliato, che la butta su sempre qui di giri, magari questo non lo nota neanche, però è fuori discussione però che da questo punto di vista Stefania qualche problema nel guidarla ce l'ha. Oltretutto, quando accende il clima, quando sono su intrapersone, c'è un sacco proprio di situazioni dove lei veramente la soffre. Sì. Oltretutto, chiaramente mi lamenta una cosa che è un riflesso incondizionato, negativo. Non fai 21 al litro che gli fai in autostrada. Perché? Perché che sistema c'è per uscire da questo impasse, da questo vuoto? Non c'è altro che poter affondare tutto e buttarla su dei giri. Esatto. Quindi non riesci a avere una guida fluida e inevitabilmente i consumi vanno a quel paese. Ok, non sono prestazioni. Quindi no. Adesso noi, più che alla ricerca dei 100.000 cavalli che non ci interessano proprio niente, no, perché vuole già qualcosina in più. Però dobbiamo assolutamente limare questo, perché qui se ne va proprio... se con questa operazione io non risolvo il problema, cambio la macchina, per farti capire il grado anche di esasperazione di guida a cui è arrivato il signore. Poi giustamente la domanda è logica, ci può stare, perché non lo sistema addirittura Volkswagen? L'abbiamo già fatto sto discorso, purtroppo loro in sede di omologazione hanno veramente dei parametri di inquinamenti talmente restrittivi che probabilmente sono costretti a questo genere di cosa, gli va riconosciuto. Altrettanto vero che poi quei parametri qui sono millimetrici, basta un niente per toglierlo. Quindi purtroppo una vera e propria risposta del perché lo facciano non c'è, non sono in grado nemmeno io di darla. È una mia considerazione personale quella di dire che poverini ne sono costretti da queste restrizioni così tremende che col Dieselgate hanno tirato fuori, che come avevamo già detto in sede della puntata sulla Tiguan, a mio avviso è stata costruita a dovere, non era così disastroso l'inquinamento della prima, esatto, di prima della macchina, non è così risolto adesso con questo genere di cose. Ok, va bene, scriviamo yes, e poi torniamo a fare la rullatina. Fantastico, è andato a mangiare. O meglio, no? Non lo vedo. Io ho detto, ciao, vado a mangiare. Esco a provare la macchina, più mangiare. Visto, sono andato a mangiare. Un turleo a Roadhouse, non lo so. Sì, uno di questi qua fuori. Tu però sai che Roadhouse è preferito a Pasche, eh? Sì, Pasche, sì, è un uomo da Roadhouse. No, noi non abbiamo fame oggi. Niente? Dieta? Io mangio questo specchietto qua a Pasca, tu cosa vuoi? Una scarpa? Un pezzo di gomma. Scritto? Passiamo in moto. Dai. Rulliamo, vediamo se facciamo contenti Stefania. Sì, pronti? Dai. Vai. Eccoci qua, rullata prima e dopo, numeri 104, 81, 225 Nm di coppia, grafico o grafico, vediamo come... Grafico. Ruota, motore, coppia, Frank,
Facci tu un commento. Quanto ti piace aver tolto quello sgonfione? Facci tu un commento. Ma quanto, quanta soddisfazione ti dà aver tolto lo sgonfione? Direi che abbiamo fatto contentissima Stefania. Molto bella anche là poi. Sì, aspetta che lo giriamo in giro. Giri, anzitutto una scemata di pura, una pura considerazione tecnica che non c'entra niente con tutto il discorso. Questo motorino qua ci tira 4800 giri con una discreta scioltezza, mica male, quindi dopo i difetti diamogli anche i pregi, sì, poverino. Sì. Al di là di quello, qua, evidentissimo, copia contro copia, quindi adesso vedete che già sotto un certo, anche sotto i 2000 giri comincia ad avere una certa sostanza. È chiaro. Ruota, ruota, motore, motore, al di là dei 20 e rotti cavalli in più che gli abbiamo dato, che non era quello che ci interessava più di tanto, e i bei quarantino di Newton metro di copia, quello che c'è di bello è che adesso quella macchina qua la si può guidare senza aver paura di spegnersi dentro i rondò, i semafori o le ripartenze in tutte le sue forme. Ok, per cui tra cilindri e quattro cilindri non conta niente, è proprio una taratura, cioè poi... Esatto, poi magari certo, se fosse stato magari un quattro cilindri non sarebbe stato nemmeno un 1200, magari sarebbe stato 1500-1600, è chiaro che la sostanza della cubatura ci avrebbe dato un risultato però immediato. Però insomma così risulta essere un motore logico, parco, piccolino, economicamente poco, notevole, con una bella schiena, l'affidabilità ce l'ha. Quindi va bene Stefania, rotonde schiena. Stefania penso sia proprio contenta. Certo, è tornato, ha mangiato e poi torna. Va a mangiare e poi torna come se facesse finta di niente. No, aspetta. Vuoi far rutino? Far rutino, bimbo, far rutino. Va bene. Bene, dai. Grazie. Oh, grazie a voi. Io c'ho il mio... Tu riprendi la tua bestia. Chiaro, torno indietro. E ci vediamo dopo. Anche perché Milano è giù, per cui in discesa. In discesa farai tre. Per me 40 te li fai col sedere. Ma è un passaggio che passa tu? Certo, vieni con me. Abbiamo il carrello. Tipo scemo più scemo. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao, 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 bye, bye, bye. Ciao, Pasqua. Ciao. Again, I'm on the block.